Come adoro l'inverno! Assaggiare i fiocchi di neve con la lingua, fare i pupazzi di neve. Ma sai cosa preferisco dell'inverno? Sedere davanti a un bel fuoco bevendo cioccolata calda mentre fuori cade la neve. Oh, sarà fantastico! Tutte quelle cose sembravano fantastiche, ma qualcosa mancava. Oh, qui non c'è neve. Per questo andiamo sulle montagne. In montagna di solito nevica prima che in città, è l'area sciistica di Gopher Hill e in alta montagna. Avevano raggiunto le montagne, ma non c'era neve da nessuna parte, tranne che sulle piste da sci. Siete arrivati! Ciao! Tu devi essere George? George, lei è la mia amica Crystal, direttrice di Gopher Hill. Accomodatevi! Prendo la chiave dello chalet degli ospiti. Peccato che non ci sia tanta neve. Già! Come portate la neve sulle piste? Con i camion? Oh, siamo noi a produrla! Come fate a produrre la neve? È molto divertente. Sai come la produce la natura? Te lo faccio vedere. Le nuvole contengono minuscole gocce d'acqua. Quando fa molto freddo, congelano e diventano cristalli di ghiaccio. I cristalli crescono finché non sono tanto pesanti da cadere. Questa è la neve. I cannoni sparaneve fanno lo stesso. L'aria ad alta pressione trasforma l'acqua in goccioline, che vengono sparate nell'aria fredda. Congelano e cadono come neve prodotta dall'uomo. I fiocchi naturali sono più belli, ma agli sciatori piacciono entrambi. Produciamo la neve di notte, quando fa più freddo e non disturba gli sciatori. Ho posizionato quel cannone sparaneve per coprire un punto vuoto. George, vuoi premere la barra spaziatrice rossa? Hai prodotto la neve, George! Beh, se fa abbastanza freddo. Ultimamente ha fatto tanto freddo da congelare i cuori. Stanotte metteremo decine di cannoni sparaneve su tutta la montagna. Ecco le chiavi. E buon weekend! Guarda, George! Abbiamo anche il camino! Non sarebbe fantastico se nevicasse? Oh, certo, fa parecchio freddo. Senza nuvole, l'uomo dal cappello giallo non avrebbe mai avuto la neve che voleva. A meno che una scimmia non producesse la neve per lui. George non vedeva l'ora di assaggiare il primo fiocco di neve. Per diventare neve, l'acqua probabilmente doveva cadere più dall'alto. Come quando il cannone da neve sparava acqua in alto nell'aria e diventava neve. George voleva solo creare la sua neve. Cosa dovrei vedere qui, George? Oh no, mi ghiaccio! Attento, George! Oh no! George? Che ci faceva un tubo sull'albero? Oh! Volevi produrre la neve! S-
sai, i tubi per innaffiare non producono neve. Ci vogliono tubi speciali con l'aria, come quelli della zona sciistica. Ma grazie per averci provato. È stato davvero carino. Ma non giocare più con i tubi? Sì. Il cielo è pieno di stelle. Significa niente nuvole. Così niente neve. Ascolta, forse non avremo la neve, ma possiamo accendere il fuoco. Va a prendere della legna dalla catasta. Io penso alla cioccolata calda. George sapeva che il suo amico voleva la neve quel fine settimana. Ma cosa poteva fare? George era sicuro che l'uomo dal cappello giallo volesse ancora più neve. Non era ancora tanta. Forse un altro cannone spara neve. Quello grosso. Questa sì che era una tempesta di neve. George, sei tutto coperto di neve. Neve? Il vento deve aver portato le nuvole. È una perfetta notte nevosa, dopo tutto. Fu una notte perfetta. Fredda e nevosa fuori, ma calda e confortevole dentro. Che c'è? Sono le 8. È ancora buio? Chissà quanta neve è caduta. Oh, bloccati dalla neve, George! Deve esserci stata una grossa tempesta di neve stanotte. George ora ricordava i cannoni sparaneve. Forse avrebbe dovuto rigirarli. Beh, dobbiamo scavare per poter uscire. Oh, non mi serve il cappello. Mi sbagliavo. Che strana tempesta di neve. Mi dispiace davvero tanto. Non so come tre cannoni hanno cambiato posizione e hanno sepolto il vostro chalet. Oh, non fa niente. Ieri dicevo a George che sarebbe stato fantastico con la neve, quindi... Aspetta un attimo. George, hai creato tu quella tempesta di neve per noi? sei stato gentile, piccolo. Noi ci scusiamo tantissimo. Oh, tranquilli. Forse ci hai persino dato una mano. Sai, i proprietari vogliono aggiungere qualcosa di nuovo a Gopher Hill. Mi hai dato davvero una bella idea.
Il più grande trampolino della contea. Thank you.